In questo breve video vi spiego come è possibile che un processo infiammatorio predisponga un processo tumorale. Dunque, la replicazione cellulare, ovvero la sostituzione delle varie cellule del nostro corpo con cellule nuove, è analoga a una catena di montaggio. Ora, se tutto va bene nell'ambito di una catena di montaggio per definire un prodotto finale tipo una macchina, allora il nostro prodotto sarà perfetto. Se nell'ambito di questa catena di montaggio o intervengono degli operai che in un qualche modo non assemblano bene i vari pezzi, oppure c'è una condizione di aumento eccessivo della velocità tra una fase e l'altra, per cui le varie parti non vengono assemblate bene, oppure ci sono dei prodotti che sono già fallati all'origine, in questo caso il prodotto finale sarà anomalo, così come anche le nostre cellule. Se nelle varie fasi di produzione subiscono delle condizioni anomale, tipo un aumento veloce della loro riproduzione cellulare perché c'è un processo infiammatorio che richiede la sostituzione del tessuto, allora il prodotto, cioè la cellula finale, sarà anomala e dà origine ad altre cellule figlie anomale che possono portare alla formazione di tumori. Quindi, se avete dei processi cronici in corso, tipo cistiti e prostatiti, dateci un occhio perché mantenere un processo infiammatorio cronico può predisporre anche a un tumore.